Have a nice week. Lucetti. È una di quelle giornate dove sei super impegnato. Scadenze, chiamate, impegni piovono da tutte le parti. E tu sei lì che nervosamente scrivi sulla tastiera cercando di finire tutto in tempo. Senza nemmeno accorgertene, è arrivata l'ora di pranzo. Un collega si avvicina e ti propone di andare a provare un nuovo ristorante che hanno appena aperto al piano di sotto. E tu rispondi qualcosa come: pausa pranzo, non ho tempo, devo finire tutto, altrimenti finisce che mi trascino fino alle 6 di pomeriggio, se non oltre, poi arrivo a casa più tardi, devo fare questo, devo fare quello, devo finire troppe cose, non ce la faccio. Però chiedi al tuo collega di portarti al suo ritorno un sandwich takeaway che puoi mangiarti al volo. E in effetti, appena torna col sandwich, non fai altro che ingurgitarlo in un nanosecondo senza distogliere gli occhi dallo schermo. Se lo scenario ti suona familiare, intanto non sei solo. E seconda cosa, ti faccio una domanda importante. Pensi davvero di riuscire a fare molto di più in meno tempo saltando la tua pausa pranzo? La risposta è no! Ok, ci possono essere situazioni dove siamo così presi, così impegnati che non abbiamo altra scelta se non quella di compromettere la nostra pausa pranzo, saltarla a pie pari e mangiucchiare uno snack davanti allo schermo. Ma deve rimanere un'eccezione! E questo per molteplici ragioni. La prima è che il nostro corpo e la nostra mente hanno bisogno assolutamente di una pausa ogni 50, massimo 90 minuti, anche meno se possibile. Ma la motivazione è anche un'altra. Infatti quando mangiamo e mangiucchiamo uno snack davanti allo schermo non abbiamo idea di quello che mettiamo in bocca o di quello che mandiamo giù, perché siamo distratti. E questo non solo ci porta a mangiucchiare di più senza accorgercene, ma rende molto più probabile il fatto che a distanza di qualche minuto avremo ancora fame. Una pausa pranzo consapevole non solo ti consente di mangiare un po' meno e soprattutto meglio, ma ti consente anche di sfruttare l'occasione per conoscere più approfonditamente qualcuno che potrebbe non solo darti una soluzione ad un problema su cui rimugini da tempo, ma potrebbe anche rivelarsi un'ottima amicizia da coltivare. Non trattare la tua pausa pranzo come una perdita di tempo, ma come un'occasione per diventare più produttivo e più socievole. E come sempre, non dimenticare di scrivere qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti: sì, oggi mi prendo il tempo per una meritata pausa pranzo o meritata pausa cena. Scrivere la tua intenzione è una dichiarazione di intenti a tutta la tribù. E allora sì, che non hai più scuse. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Mua.